siamo... No, no, andiamo, Allora, buonasera a tutti, siamo qui in questo bellissimo luogo della nostra città per presentare un'altra lista che va a sostegno della mia candidatura, la lista Osimo Anch'io. Il nome Osimo Anch'io vuole proprio significare la partecipazione di ogni persona e l'impegno che ogni persona vuole mettere per cambiare questa città. Sono molto orgogliosa di questa lista, delle persone che hanno dato la loro disponibilità. Sono persone in parte giovani, abbiamo anche un diciottenne, nuove all'esperienza politica. Ci sono invece altre persone che hanno già fatto un loro percorso nella politica e quindi l'impegno dei nuovi con l'esperienza di chi già è stato in politica si integra perfettamente. Lascio subito la parola a Manuela Panini, che ha fatto crescere veramente questa lista e si è impegnata tanto, e sono per questo molto soddisfatta. Saranno loro stessi ad esprimere e a presentare i punti fondamentali per cui intendono impegnarsi, e colgo l'occasione qui davanti a tanta gente per ringraziare ognuno di voi per l'impegno che avete dimostrato e soprattutto per la disponibilità che veramente in modo generoso e soltanto per il bene della nostra città avete dato. Grazie Paola, io sono Manuela Panini, sono stata nominata coordinatrice di questo fantastico gruppo. Paola dice sei stata brava a farli crescere, in realtà io li ho già trovati cresciuti perché sono tutti molto bravi e motivati, gente di buonissima volontà che si sta impegnando veramente in maniera egregia. E lo stesso, noi siamo molto orgogliosi di sostenere Paola perché tutti noi riteniamo che Paola rappresenti la vera rivoluzione. È una donna coraggiosa che sta provando a imporre un nuovo modo di vedere e di governare la città nell'ottica della massima collaborazione tra tutti i cittadini e il massimo impegno, soprattutto in previsione di un raggiungimento di alta qualità della vita. Ed è proprio su questo punto che la nostra lista si sta impegnando, al punto che noi proporremo di redare accanto al piano regolatore anche una sorta di piano regolatore sociale. Questo è uno strumento innovativo perché voi sapete che la città non è formata solo da economie, case, imprese, ma anche dal benessere e dalla felicità di ognuno di noi. E questi indicatori sono già stati usati in altre esperienze molto avanzate perché diciamo che la qualità della vita non è solo dato da un fattore economico ma anche da un alto livello del welfare, che è il benessere sociale, è rappresentato per esempio dagli spazi di aggregazione, spazi verdi, scuole, tutto ciò che i cittadini chiedono di realizzare, costruire dalla base, partendo da un reale bisogno che ognuno di noi sente. Infatti, voglio dire, queste 20 persone che compongono la lista con il loro esempio proprio danno un modello di partecipazione attiva, proponendo, e non siamo mai in contrasto tra di noi, proponendo soluzioni attive che adesso piano piano alcuni dei componenti della lista vi proporranno, e che vi vado a presentare. Chiaramente non sono tutti, per motivi di tempo abbiamo dovuto un po' selezionare, abbiamo già lavorato, abbiamo un sottogruppo giovani che parlerà dopo di me, formato da giovani dai 18 ai 22 anni, e poi abbiamo altri vari rappresentanti provenienti dalle diverse classi sociali della città che di volta in volta parleranno di alcuni temi che ci premono moltissimo. Quindi adesso passerei la parola al sottogruppo giovani nella persona di Alice, che è un po' emozionata, ma penso che faccia benissimo il suo lavoro. Grazie Alice. Allora, ciao a tutti, sono Alice, faccio parte del sottogruppo giovani insieme a Francesca e Matteo. E noi portiamo avanti il discorso delle politiche giovanili perché pensiamo che ultimamente ad Osimo sia stato lasciato un po' in secondo piano questo discorso e non è stato dato tanto incentivo ai giovani che invece rappresentano il futuro di un paese.
E quindi la cosa principale per noi è che il centro storico ritorni ad essere il luogo di aggregazione di noi ragazzi, e per far questo per noi è molto importante creare un centro sociale, che penso che Osimo sia rimasta una delle pochissime città qui intorno che non ha un centro sociale gestito da ragazzi, dove si possono organizzare feste, si può ascoltare musica dal vivo. Le band di Osimo, che sono veramente tante, si possono esibire gratuitamente, ma che possa essere utilizzato anche durante il giorno per delle mostre, dei incontri, dei dibattiti di qualsiasi genere, ed è importante anche che sia attrezzato di un'aula con computer, in modo tale anche da poter organizzare dei corsi di formazione sul computer, su AutoCAD, che possano anche aiutare i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro. E sempre per il discorso computer, per me un'idea buona sarebbe quella di dotare Centro Storico e Piazza Nuova di una connessione wireless, in modo tale che giovani e non possano venire al centro, stando a Piazza Nuova, al centro, al bar, possano connettersi con il loro portatile e studiare o lavorare all'aperto. E un altro modo per incentivare il centro storico è quello di organizzare delle feste, feste a tema, delle feste che diano anche la possibilità di far conoscere culture diverse dalla nostra, tramite l'invito di artisti che ecco, organizzano delle serate a tema, e questo ecco, dà appunto l'opportunità al centro di ridiventare il luogo d'incontro di tutti, non soltanto dei giovani. E, altro tema importante è l'aggregazione, l'aggregazione attraverso tantissimi modi, ecco, perché era una nuova aggregazione giovanile. Un modo che noi vorremmo attivare è quello del co-housing o coabitazione, che sono delle strutture, delle case messe a disposizione dal comune attraverso degli affitti agevolati che vanno dai 10 ai 15 euro al metro quadro ai giovani dai 25 ai 35 anni. L'unico obiettivo, ecco, è quello che i giovani devono però voler vivere insieme, dividendo le bollette e facendo la spesa insieme. Queste realtà sono realtà attive in tutta Italia che si stanno muovendo e danno appunto l'opportunità ai giovani attraverso dei canoni agevolati di andare via dalle famiglie, di crearsi la strada per il futuro. E inoltre in queste case ci saranno anche degli spazi comuni dotati di computer, stampanti, fax, che aiutino ecco, anche i giovani con il loro lavoro. Quindi ecco, questo è quello che noi vorremmo portare avanti e speriamo insomma che ce ne venga data l'opportunità.